Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto in mezzo al campo. Ti giuro d'ora in poi, ti darò 10 milioni. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Ultimo giorno di mercato per le inglesi, ma io volevo parlare del Modric Day. Non ne ho parlato in questi giorni, ho parlato sempre del Milan. Oggi parliamo di Modric, dopo tutta questa attesa, parliamo di Modric. Come ho detto ai miei amici, anche in qualche contatto, eccetera, tramite fonti, tramite più che altro il mio amico Tony Tedo, che saluto, del canale Tony Tedo, tra l'altro, è tutto fatto, nel senso che Modric, l'accordo è tutto fatto. Perché non è ancora a Milano? E soprattutto non è poi così sicuro che arrivi. In teoria è tutto fatto. In pratica bisogna vedere cosa decide Florentino. Perché c'è accordo totale con il giocatore. Lui spingerà per venire a Milano. Però giustamente, e non giustamente perché si parla dell'Inter, ma giustamente per me dovrebbe essere sempre così, e adesso vi do anche le motivazioni. Un presidente con in mano un contratto può far valere le sue ragioni, perché altrimenti cosa facciamo? Tutti i giocatori che hanno proposte superiori allora prendono e se ne vanno? Cioè, mettiamo caso che adesso arriva Modric all'Inter, arriva Icardi e dice, anzi già ci sta pensando Icardi, mi ha già chiamato, mi ha detto, oh ragazzi, qua danno 10 a Modric, a me mi danno 6 e mezzo, subito aumento. Sta già bussando, cioè Vandanara ha già la porta che bussa. Però volevo farvi un esempio più pratico. Diciamo che arriva Modric, che può ancora arrivare, eh? È più alta la percentuale che arrivi che quella che non arrivi, dipende da cosa decide Florentino. A 10 milioni, e Icardi dice, vabbè, io voglio 8 milioni. Arriva una squadra e gli dice, guarda, tu vai dalla potenza di Suning e fatti dare 8 milioni, anzi neanche, vai dalla potenza di Suning e digli che te ne vuoi andare perché noi ti diamo 9 milioni per 3 anni. Allora cosa succede? Icardi va dalla potenza di Suning e la potenza di Suning è obbligato a darlo via? Tra l'altro ha con mercato quasi fatto? È obbligato a lasciarlo andare? Fatemi capire come funziona. Secondo me no, c'hai un contratto muto, ti alleni, giochi e poi valuto io le varie proposte che devono arrivare a me presidente, non che vanno dai giocatori, devono venire da me a trattare. Quindi io, se fossi io il presidente, farei stile Lotito, grande Lotito, numero uno, stile Lotito, o si fa alle mie condizioni o se no ti tengo in giardino a scrivere le poesie come Mughini. Quindi ragazzi, io sarei contento se Modric va all'Inter, perché comunque, cioè, sarei contento un parolone, però mi fa piacere se tornano i campioni in Italia. C'è anche la Juve che vuole Marcelo, il Milan già lo sapete, occhio a Leo, e quindi secondo me bisogna anche accettare, perché ho sentito diversi interisti, devi lasciarlo andare, lo devi liberare. Il mio amico Mario Intra ha fatto un video di sfogo ieri, ma ragazzi, secondo me non è così. Ma non perché ripeto, perché poi mi dicono sono milanista, rosichi, bla bla bla. A parte che rosico in ogni caso se arriva Modric, ovviamente. Chi dice che non rosica è un bugiardo, io rosicherei da morire. Però sarebbe anche bello avere tutti questi campioni in Italia. Ovviamente se l'Inter compra Modric e noi non compriamo nessuno, allora non è che li rosico, lì proprio impazzisco. Mentre invece se loro prendono Modric, noi prendiamo un altro forte, la Juve ha già preso Ronaldo, magari anche Napoli e Roma si svegliano, è più bello il campionato, no? Quindi non è che sono proprio contrario. Però ragazzi miei, Florentino non penso che venderà tutti, vende Marcelo, vende Modric. Oh, magari lo fanno un rinnovamento, comunque dopo aver vinto 3 Champions ci sta a dar via tutti i trentenni, però se li vuoi dar via te li devi far pagare bene. Cioè Ronaldo a 100 milioni è un regalo, per esempio, e voi mi direte perché per Ronaldo l'ha lasciato andare e Modric no?
Primo, perché la Juve si è mossa prima. Ragazzi, è da dire, perché l'Inter non l'ha preso a giugno Modric, lo sta prendendo oggi? Se tu ci andavi prima del mondiale e avevi l'accordo col giocatore, magari arrivava già. Quindi già ti sei mosso in ritardo. E non è che è colpa degli altri se ti muovi in ritardo, è colpa tua. Però, t'ho detto, secondo me arriva, Secondo, Ronaldo aveva un accordo, un gentleman agreement, che adesso vogliono far passare anche per Modric, ma Modric non ce l'ha questo gentleman agreement. Poi, cosa vuol dire? Adesso tutti i giocatori facciamo, mettiamo le clausole, poi no, però l'anno prossimo se vinciamo ti faccio andare via. Non penso che Florentino sia uno che dica a tutti vinciamo e poi ve ne potete andare, Se no quanti gentleman agreement ha fatto questo Florentino Perez? Mi sa proprio di bomba. Quindi oggi sapremo la verità. Il Real a quanto pare sta facendo muro, quindi anche se Modric dovesse chiedere, a differenza di Ronaldo, dove il Real è rimasto in silenzio finché poi non l'ha venduto, con Modric stanno facendo muro. Anche ieri hanno messo le immagini di Modric, hanno detto che Lopetegui ha dichiarato che rimane, in più hanno venduto Kovacic, hanno venduto anche Kovacic, quindi cosa fanno? Rimangono senza il regista? Chi comprano? Pjanic? E la Juve gli dà Pjanic per far andare Modric all'Inter? Ma ragazzi, a me sembra difficile, Cioè, mi sembra difficile, ti dico, Modric spingerà per andare all'Inter, è già tutto fatto col giocatore, è già tutto pronto anche per pagare il Real, quei 60-70 milioni di Modric, più o meno quello il valore tra i 50 e i 70, l'Inter è già pronta, i soldi ci sono, è già tutto pronto, l'Inter ha molta fiducia che la cosa si concluda, questo dicono a me, però Florentino potrebbe far muro. E se facesse muro, la mia domanda è: chi prende l'Inter? Perché se i soldi ci sono, perché evidentemente ci sono, se stanno proponendo per Modric, se i soldi ci sono, tanto vogliono diritto con riscatto, eccetera. Anche questa è una grossa differenza rispetto a Ronaldo. Ronaldo l'hai pagato 100 milioni cash. Comunque, mettiamo anche che i soldi ci sono, perché i soldi ci sono, non compri Modric, chi prendi? Se i soldi ci sono, non arriva Modric, ce ne prendi un altro di quel livello o poco meno. Io non sento altri nomi, sento solo Modric. Questo cosa vuol dire? Che l'Inter è molto sicura su Modric. Mi dicono che c'è ancora Paredes, però ragazzi, cioè è come passare da vabbè, non voglio fare i nomi del Milan, però comunque Milan sta per chiudere con io lo chiamo il baschettaro Bakayoko. A me non piace, ve lo dico, io non sono come quelli che siccome prendi un giocatore nella tua squadra improvvisamente diventa fortissimo, ti innamori, è una bomba. A me non fa impazzire, non ho detto che è scarso, ho detto che a me non fa impazzire. A me piacciono i giocatori di qualità, non quelli, a me quelli come Matuidi, come Bakayoko, come anche Kessié, sinceramente sono utili, servono, alcuni sono anche forti, Matuidi campione del mondo tra l'altro, però a me non piacciono, ragazzi, cioè a me non piacciono, a me piacciono un altro tipo di giocatori, quindi va bene, lo mettiamo lì nel mazzo. Tra l'altro non l'hanno ancora chiuso, perché questo qua tra l'altro prende 6 milioni e mezzo di stipendio, 6 milioni e mezzo di stipendio prende, quindi il Milan ovviamente non gli darà mai 6 milioni e mezzo, e stanno trattando col Chelsea per fare metà e metà, 50-50. Sembrano ottimisti, però non si è ancora chiuso ovviamente, il Chelsea dovrebbe dartelo in prestito, con diritto e pagargli metà dello stipendio, ma poi anche se dovessimo riscattarlo, chi gli dà 6 milioni e mezzo? Cioè o lui si riduce l'ingaggio o è fuori dai giochi per quanto mi riguarda. Comunque ci sono piste alternative, i vari baselli, così non mi interessa. Tanto il nome non è quello, non è quello quello che mi interessa. Il nome nell'aria arriva, quel che deve arrivare, non ti preoccupare. Va bene ragazzi, vi saluto, ci vediamo domani come sempre. Se ci saranno news ve le posterò, tra l'altro vi lascio in descrizione come sempre, tra l'altro, i link di Instagram, di Telegram e di tutti i social.
sto facendo un lavoro per Instagram che migliorerò, quindi prenderò io possesso di Instagram, non ci saranno più post quelli che metteva Daniel, cercherò di dargli un'identità migliore, quindi seguitemi anche su Instagram sotto nel link, comunque lo zoccolo duro 2017 è il nome, seguitemi anche su Instagram che ho iniziato a mettere le storie, adesso metterò anche qualche post, inizio a lavorarci piano piano, anzi se avete consigli o se c'è qualcuno bravo di Instagram che mi vuole dare una mano è ben accetto. Quindi vi saluto, seguitemi su Instagram, mettete un bel like e ci vediamo domani. Ciao belli!